you cifra, perché sono, sono die, dieci anni di luce sull'archeologia. L'attenzione con, con cui è partecipata, eh, con cui è vissuta, ne è testimonianza soltanto il colpo d'occhio che da, dal mio punto di vista in questo momento ho, cioè una sala piena la domenica mattina per parlare dell'archeologia, di una cosa eh, straordinariamente contingente anche a questo luogo, basta uscire sulla piazza e arrivare agli scavi che sono qua di davanti a largo Argentina dove si racconta fu ucciso Giulio Cesare. E, e arrivare a dieci anni significa che in qualche modo eh, la strada è giusta, cioè che questo in particolare, ma che i saperi hanno bisogno di essere raccontati e condivisi e questa è la casa per farlo. Quindi ci piace essere arrivati al numero 10, non vediamo l'ora di andare avanti. Quindi, quindi grazie, io non posso che ringraziare chi, chi con grande passione eh, ha costruito eh, pazientemente e con, eh, con quest'amore. Eh, luce sull'archeologia e quindi oltre agli uffici e la struttura del, del Teatro di Roma eh, non possiamo non dire un grazie davvero enorme alla Direzione Generale dei, mu dei Musei del Ministero della Cultura, eh, all'Istituto Nazionale degli Istituti Romani, eh, ad Archeo, a Dialog, a Raccontare l'Arte e a tutte le persone che non c'è bisogno che vi presenti che sono eh, intorno a me, io, io mi taccio perché a questo punto è giusto che il motivo per cui siete qua prenda il palco come suo luogo protagonistico. Grazie. Grazie soprattutto a tutti voi. Grazie. grazie Presidente, grazie a te per continuarci ad ospitare qui in teatro. Dunque buongiorno, buona domenica decennalia feliciter, come eh, avrebbero detto i nostri padri, i nostri eh, antichi, in occasioni come queste. Soprattutto buon anno, buon anno da poco iniziato, eh, effettivamente quello che diceva Francesco Siciliano è vero, è un colpo d'occhio impressionante, la domenica mattina al Teatro Strapieno, dunque grazie. Il eh, buon anno con molti di voi ce lo siamo già eh, dato personalmente quando proprio il primo giorno dell'anno, il pomeriggio, in occasione di una splendida manifestazione organizzata dal Comune di Roma, Capodarte, eh, il Teatro Argentina ha offerto eh, un incontro una chiacchierata con Andreas e me abbiamo parlato di qualche cosa che sapevamo su Roma eh, però non è stata luce sull'archeologia eh, la suggestione c'era perché il luogo e parlare di archeologia in questo luogo ci fa pensare a luce sull'archeologia però eh, mancavano due elementi connotanti perché potesse essere luce sull'archeologia, eh, due simboli che in questi anni ci hanno accompagnato, ovvero la nostra clessidra, questo strumento di tortura che Antonio Gallonio avrebbe messo tra i suoi strumenti di tortura e soprattutto Claudio Strinati. Senza il professor Claudio Strinati è buio qui, eh, non ci sarebbe luce sull'archeologia perché il professore ci porta luce, è un faro di luce per noi, lo ringraziamo anche per essere con noi anche quest'anno, ma non ci sarebbe luce senza Andrea Steiner. Andreas, grazie anche a te per averci accompagnato in questi anni, per averci sempre tenuti aggiornati, perché eh, le vostre rubriche sono fondamentali, per noi sensazionali, in modo particolare la tua eh, come dire, ci tiene sempre aggiornati sulle ultime scoperte, dunque anche quest'anno so che ci continuerai a aiutare in questo senso. Eh, diceva il Presidente, dieci anni, doppia cifra. Effettivamente credo che in pochi all'inizio eh, credessero che saremmo arrivati a così tanti incontri. Eh, però, come dire, eh, è diventata una rassegna fondamentale, uno dei punti veramente vitali della eh, cultura romana dell'ultimo decennio. Io voglio dare qualche numero. Considerate che in questi anni, questi dieci anni, eh, non contando gli interventi di Claudio, di Andreas e mio, ci sono state poco meno di 170-169 per la precisione relazioni eh, tenute da oltre 150 diversi relatori, quindi come dire un osservatorio davvero privilegiato su Roma, sul mondo antico, tenuta dai più illustri studiosi. Io eh, non ne citerò nessuno perché dimenticherei senza dubbio. A parte non potrei ricordarli tutti, però tutti i più grandi interpreti della cultura antichistica eh, ci hanno accompagnato in questi anni un osservatore privilegiato come se fosse veramente una scuola di alta formazione sul mondo antico tenuta dai più illustri studiosi, archeologi storici, storici dell'arte, storici dell'architettura, filologi classici. Ehm... Aiutatemi eh, tutti, chiunque, eh, epigrafisti, numismatici, abbiamo avuto anche un patrologo, dunque davvero un osservatorio privilegiato sul mondo antico, anche un patrologo. E a questi si sono accompagnati anche degli attori, degli artisti, dei musicisti, perché il programma nel corso degli anni si è evoluto. Eh, chi ricorda le prime edizioni ricorderà che era leggermente diverso, invece poi abbiamo inserito delle rubriche e ad esempio anche quest'oggi c'è una nuova rubrica. La parola oltre il sipario, in cui declineremo il tema che affrontiamo dal punto di vista eh, letterario, lo faremo con illustri eh, critici letterari, scrittori, oggi rappresentati da Paolo Di Paolo. Paolo, grazie per essere con noi anche quest'anno. Tu sei stato l'ultimo lo scorso anno a chiudere il ciclo, te lo ricorderai, lo inauguri oggi e lo richiuderai. Eh, non credo che sia necessario che io presenti Paolo Di Paolo, eh, vi invito sempre a guardare il suo sito internet, a me piace molto che lui si definisce non uno scrittore ma uno che scrive. Cioè, Paolo Di Paolo è uno che scrive e devo dire scrive anche tanto perché se guardate eh, scrittore prolifico, se guardate il sito vedete che che ha pubblicato tantissimi libri, eh, ne ricordo solamente due, i più recenti, trovati un lavoro e poi fai lo scrittore, eh, poi vorremmo dire anche trovati un lavoro e poi fai l'archeologo, grosso modo, eh, e poi, e ne vedete qui l'immagine, questo splendido romanzo senza umani per i tipi di feltrinelli. Dunque veramente grazie anche quest'anno per essere venuto. E, dicevamo un programma che in questi dieci anni non si è mai fermato neanche durante il tempo del lockdown. Cioè noi anche durante il lockdown eh, avremmo potuto farli da casa, gli incontri, mentre tutti, anche le università sperimentavano le lezioni a distanza online, tutti diventavamo eh, più o meno esperti di eh, piattaforme digitali, noi chiedevamo ai nostri relatori di venire comunque qui per tenere le lezioni perché volevamo che luce sull'archeologia non si interrompesse proprio in questo filo ininterrotto con il pubblico eh, ed era difficile soprattutto quando lo ricorderete non si poteva uscire di casa le regioni cambiavano di colore in base all'andamento dei contagi noi chiedevamo comunque agli studiosi di venire qui a Roma a tenere lezioni mi ricordo che eh, più di uno chiedeva dice, ma come facciamo? Eh, non, che gli diciamo che andiamo a teatro e il teatro è vuoto, e chiuso quindi noi facevamo dei lascia passare tipo quello di Scarpia a Tosca per Cavaradossi facevamo questi lascia passare lasciate passare il professore che viene a teatro vi devo dire, parlare a teatro vuoto era drammatico, difficilissimo molto più che parlare a teatro pieno che è già difficile di per sé un'ultima cosa, mi piace ricordare che tutti gli incontri dal primo all'ultimo sono disponibili sulla piattaforma YouTube del Teatro di Roma, guardateli perché hanno un numero di visualizzazioni veramente impressionanti, diversi migliaia, ce n'è uno in particolare, mi piace sempre ricordarlo, quello del 23 aprile del 2017 eh, che ha quasi mezzo milione di visualizzazioni, un, veramente un dato eh, significativo. Ora è vero eh, c'era una rock star tra noi a parlare quel giorno, un, uno studioso molto social, Alessandro Barbero, quindi come dire è un po' un caso a sé, però eh, è veramente un segnale di quanto, eh, come diceva il Presidente prima, questo eh, ciclo di incontri sia seguito eh, anche online. Quanto al tema di quest'anno, eh, solamente due parole, eh, vedete la villeggiatura nell'antica Roma, la villeggiatura giustamente tra virgolette, perché questo vocabolo potrebbe forse fare un po' storcere il naso ai puristi del mondo antico, ai classicisti più intransigenti. Chiaramente si tratta di un vocabolo moderno che non esiste nel mondo antico. La prima attestazione, secondo quello che riportano i repertori di linguistica, è del 1718. Quindi chiaramente un concetto anche storiografico assolutamente moderno. Però in un luogo come questo non potevamo non, in un teatro, non potevamo non citare parlando di Ozium il vocabolo villeggiatura perché chiaramente non potevamo non parafrasare in qualche modo l'opera di uno dei più illustri commediografi, penso chiaramente a Carlo Goldoni, che dedicò alla villeggiatura delle opere fondamentali, prima la villeggiatura, per l'appunto del 1756, e poi la trilogia della villeggiatura. Nel 1761, Le smanie per la villeggiatura, Le avventure della villeggiatura e Il ritorno dalla villeggiatura. Dunque non potevamo non ricordare in un teatro nel titolo in qualche modo Goldoni. Eh, e lo faremo noi, però parleremo di questo tema con degli eh, studiosi illustrissimi, come sempre, a partire dai due illustrissimi che abbiamo oggi con noi, Maurizio Bettini. Grazie Maurizio per essere con noi anche quest'anno. Il professor Bettini è direttore del Centro Antropologia e Mondo Antico dell'Università di Siena, è un amico di Luce sull'archeologia perché negli anni lo avete visto più volte. E mi piace ricordare del professor Bettini solamente... Uno degli ultimi, credo che sia l'ultimo libro, quantomeno quello che io eh, ho acquistato, l'ultimo che ha un titolo eh, davvero significativo, eh, Chi ha paura dei greci e dei romani, dialogo e cancel culture. Ti posso dire Maurizio, noi no. Tutti quelli che siamo qui, siamo quasi 700, noi non abbiamo paura, però grazie perché vi invito a leggerla, è un saggio davvero eh, di grande spessore su una dinamica, non so se ce ne parlerai anche oggi, che però sta eh, come dire, ormai anche invadendo le aule universitarie, sì. soprattutto eh, nel mondo anglosassone. E poi... E poi, professor Massimo Sanna. Anche in questo caso non credo che sia necessario presentare il professor O'Sanna, eh, professore ordinario di archeologia classica all'Università di Napoli Federico II, ma soprattutto direttore generale dei musei del Ministero della Cultura. Anche il professor O'Sanna, come sapete, eh, ci regala spesso la sua presenza qui in, in teatro e, e anche del professor O'Sanna vorrei ricordare un libro che... Eh, a breve, a brevissimo sarà disponibile, già online si trova, è uscito il 12 gennaio, quindi due giorni fa. Tra quattro giorni lo troverete in libreria, edito dai tipi della Treccani, Pompei, ieri e oggi. Dunque aspettiamo con ansia di poterlo leggere. Ehm, I ringraziamenti li ha già fatti il Presidente, però consentitemi rapidissimamente di farli anche a me, perché non sono eh, formali, ma sono davvero eh, sentiti a coloro che, lo dico sempre, ci consentono di vivere queste due ore la domenica mattina in eh, totale eh, serenità e tranquillità. E sono tantissime le persone che lavorano dietro il palcoscenico e con noi: eh, tecnici di ogni genere, fonici. Eh, Tantissimi, anche le mascherine, davvero grazie. Eh, voglio ricordare eh, il responsabile tecnico Sandro Pasquini, non l'ho visto forse perché è della Roma, oggi ancora non l'ho visto, dunque non si fa vedere, eh, Andrea Brachetti, Marco Malone, Massimiliano Pischedda e poi tutto l'ufficio attività culturali, eh, diretto da Silvia Cabasino, Claudia Consorti, Ilaria Uozzo Gallia Polidori e lascio per, tu, per ultima volontariamente Katia Fauci che è la responsabile scientifica del progetto e davvero è elemento preziosissimo anche perché peraltro è un'archeologa. Ho parlato sin troppo, professor Strinati, a te la parola. illustri colleghi, cari amici buongiorno a tutti buona domenica e siamo tutti quanti noi effettivamente molto lieti di così, cominciare questo nuovo ciclo su una tematica diciamo, effettivamente suggestiva ci auguriamo di grande interesse è vero sì che la parola villeggiatura come ha ricordato ora l'amico Massimiliano è virgolettata, ma naturalmente vuole, vuole fare riferimento a una dimensione del vivere e quindi anche dell'esercizio della cultura che indubbiamente eh, nel mondo antico è sviluppata, concepita, sviluppata secondo parametri che acquisiscono poi una sorta di valore universale. In realtà, eh, volendo e dovendo io introdurre queste giornate con un flash, una, una immagine desunta dalla storia dell'arte eh, che ci precede eh, su questa tematica, ho pensato così di suggerire semplicemente una sorta di evocazione. E eh, sottopongo alla vostra, alla vostra attenzione un, un singolare dipinto risalente all'inizio del 1500, ancorché il, il dipinto in questione sia per noi studiosi aureolato, diciamo così, di quella dimensione del mistero per cui non ne conosciamo eh, la data esatta perché non reca nessuna data. E non esiste nessun documento che vi faccia riferimento, non è firmato, non se ne conosce la pristina destinazione, e quindi è un tipico esempio di un'opera d'arte misteriosa. Eh, ma l'ho voluta scegliere per un motivo: perché nella storia delle arti figurative, diciamo dal Medioevo a oggi. Esiste un momento ben preciso e questo quadro, questo dipinto lo, lo può rappresentare, non è l'unico, ma eh, in cui effettivamente gli artisti figurativi entrano attraverso le loro opere in quella dimensione dell'ozium, così come delineato da certe fonti poetiche, filosofiche, artistiche antiche, che in effetti per secoli e secoli è rimasto espunto dalla, dalla storia dell'arte medesima e questo accade eh, proprio nell'epoca del dipinto di cui noi vediamo delle, mi auguro, belle immagini. Il dipinto in questione ha una storia es esteriore interessante che vi voglio dire in un attimo. Perché è legata a una personalità della storia dell'arte eh, tra le più eminenti di ogni tempo. Eh, la storia è questa, fa riferimento allo storico dell'arte Luigi Lanzi, una personalità che ci è capitato anche di ricordare qualche volta nei nostri incontri. Luigi Lanzi è, è, è stato uno dei primi grandi storici dell'arte italiana e anche. Uno dei primi grandi etruscologi, anzi a dire la verità, la sua peculiarità iniziale fu proprio quella di inserirsi in un filone di studi quale l'etruscologia, che al suo tempo aveva diciamo, numerosi punti di incertezza e di incompletezza. Il suo tempo è quello che va il tempo del, di Luigi Lanzi, quello che va dal 1732, anno in cui nasce, in un piccolo paese delle Marche, Treia, al 1810, quando dopo una gloriosa eh, carriera scompare a Firenze, appunto nel 1810. La storia di questo quadro è legata a un dato molto diciamo, rilevante nella storia italiana e non solo italiana e che riguardò direttamente Lanzi. Formatosi appunto come sommo studioso archeologo di cospicua preparazione, nel 1761 Lanzi entrò nella compagnia di Gesù e che come ben, ben sappiamo ha un filone di studi, di ricerca di attenzione per le arti estremamente importante. Ma ciò che ha portato l'Anzi a collegarsi a questo dipinto è un episodio monumentale nella storia d'Europa tutta e che probabilmente non dovete essere molto gradito a lui, perché nel 1775 la compagnia di Gesù venne sciolta. Uno degli episodi più grandiosi, drammatici della storia religiosa, naturalmente, politica, economica. E questo, come a volte succede nella vita, ciò che si profila come una disgrazia per alcuni può essere una fortuna. Per l'Anzi lo fu, perché eh, notissimo studioso e amatissimo dal, eh, vero, dal Granduca di Toscana dell'epoca, Pietro Leopoldo I, il quale con il, il nome di Leopoldo II Asburgo-Lorena era l'imperatore, era del Sacro Romano Impero, cultore delle arti e nella veste di Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo I chiamò Luigi Lanzi alla... Direzione, il termine però non è del tutto esatto: degli uffizi di Firenze, una carica prestigiosissima. E in, quella, in quel ruolo Lanzi fece cose magnifiche, incrementò le raccolte, sempre sotto la protezione e l'affetto di Pietro Leopoldo. In un certo momento della sua parabola, chiese all'imperatore, al granduca, di poter acquisire alla collezione degli uffizi una serie di opere venete che ornavano con somma gloria la corte di Vienna, perché chi conosce un po' la storia dell'arte sa che tra il 600 e il 700 la corte di Vienna è stata forse la più grande promotrice, il termine forse un po' improprio, della cultura e dell'arte veneta. Opere d'arte venete e veneziane, in particolare, affluivano numerose e superbe. Per un legame profondissimo tra questi due mondi, quello austriaco e quello veneto, o in generale quello di lingua tedesca un retaggio, una connessione che poi nel corso del tempo si è un po' persa e oggi noi avremo qualche difficoltà a spiegarcela. Tra le opere venete che erano tenute preziosissime vi era questa, che oggi noi chiamiamo allegoria sacra, ma un titolo moderno. Lanzi considerò quest'opera emblematica appunto di una cultura di un tempo. Quello appunto del, dell'ingresso maestoso nelle arti figurative della dimensione dell'ozium. Ozium inteso in che senso? Della disinteressata contemplazione della bellezza, della meditazione che prescinde da un incardinamento assoluto a una sola dimensione religiosa, naturalmente. L'Anzio era un gesuita e come, e come tale. Sapeva bene che in verità la cultura veneziana, e non solo quella, era, era diventata già alla fine del Quattrocento il centro supremo di quella conciliazione universale. Per cui la persona pensante, è vero, è, deve, o se, se, può, se lo può permettere, deve dedicare a questa attività appunto l'ozium, ma l'ozium meditativo che non ha finalità pratiche immediate, deve dedicare ampio spazio, conciliando l'insegnamento dell'Oriente, lo Zen, quello cristiano naturalmente, e quello pagano, il mito antico, la, i grandi principi del cristianesimo e la dimensione della meditazione trascendentale tipica dello Zen, sono riferimenti assoluti per ogni essere umano. Noi crediamo di averlo scoperto adesso, ma è ciò che l'abate, dico abate perché poi fu, fu ebbe una carica di abate, che l'abbate Lanzi pensava. E, e questo dipinto, secondo Lanzi, era un esempio memorabile. Che cosa ha di caratteristico, di peculiare? Le dimensioni. È, è alto circa 70-80 cm è lungo 1,20 m, ha cioè la dimensione di quello che l'umanesimo considera la, la dimensione sapienziale dell'opera d'arte figurativa, uno schermo, uno schermo orizzontale, rettangolare, in cui si medita, cioè si guarda dentro, e che cosa si guarda dentro questo schermo? La mente che pensa, e che cosa pensa la mente? Beh, pensa a due grandi dimensioni, appunto: L'ozium e il negozium. Il negozium è l'azione la predisposizione all'azione, l'ozium è la trasposizione in immagini del pensiero sia della veglia sia del sonno. Perché nella, nella concezione umanistica il sonno, che è il sogno, è dimensione di pensiero pari a quella della veglia. Una Scoperta che soltanto la psicanalisi del XX secolo ha recuperato la coscienza generale. Lanzi chiese all'imperatore di avere questo quadro co come opera somma di Giorgione, il grande pittore veneziano, che primo di ogni altro inserisce la dimensione della meditazione razionale e onirica nella, nella cultura figurativa. Vi era un magnifico precedente eh, per quadri come questi, ed era la produzione editoriale di Aldo Manuzio a Venezia, il primo grande editore. Manuzio, ave, avendo la consulenza di un intellettuale non da poco, e eh, cioè Pietro Bembo, uno dei più grandi studiosi, forse, della storia dell'umanità. E, e, aveva cominciato un'attività editoriale in cui questa doppia dimensione, la, la ragione e il sogno, il mito e, e lo zen, erano versati a piene mani. Nel 1499, sicuramente poco prima di questo quadro, pubblicò un'opera intitolata Ipnerotomachia Polifili, uno dei più grandi libri della storia dell'editoria universale. Dopo pochi anni, Pietro Bembo stesso pubblicò un libro, che oggi non si legge molto, che si chiama Gli Asolani, ed è una imitazione del Decameron di Boccaccio, tre giornate di colloqui, di conversazioni tra giovani intellettuali dedicato al tema dell'amore, del sogno, della riflessione e dell'ozium. È probabile che questo dipinto nacque in quel contesto. Da quando Lanzi lo ha portato agli uffizi, gli studiosi meditano: ma chi è veramente l'autore? È davvero Giorgione? Come Lanzi pensava, Lanzi era un conoscitore eccelso, o altri autori, successivamente. Questo quadro è stato attribuito a Giovanni Bellini, che fu il maestro del Giorgione, o altri artisti. E poi che cosa rappresenta, cosa significa? Chi sono queste persone? Qual è il paesaggio in cui sono immerse? È un'opera sacra? È un'opera profana? Si riconoscono alcuni personaggi, Sul, da quella parte, quello che per me è il lato verso la sinistra, ci sono due, due signori che passeggiano. Uno è Giobbe e l'altro è San Sebastiano, che si riconosce perché pur passeggiando tranquillamente e con, con, so, con inquiete, c'è la freccia del martirio infilata. Ma una cosa da matti, se non fosse però la rappresentazione di una dimensione onirica. Lo è. E i bambini che vedete che giocano con quell'albero che poi in realtà è un bonsai, quindi è un riferimento alla cultura orientale meravigliosa, però è l'albero con le mele, potrebbe essere l'albero delle speridi, chi lo sa? Nessuno lo sa. Perché il problema è che nessuno sa nulla di questa mirabile opera. Che è forse una delle prime testimonianze del culto della dimensione dell'Ozium. E noi, cari amici, che cosa ne sappiamo? Nulla lo stesso. Grazie, professor Strinati, per. Non potevamo credo iniziare meglio la nostra riflessione sull'Ozium se non con questa lettura che ci hai dato tra Lanzi, e Giorgione, Giovanni Bellini, abbiamo citato prima Goldoni, siamo rimasti comunque in ambito veneziano, eh, ci hai lasciato col dubbio chi sono queste persone. Io San Sebastiano ci arrivavo, però volevo sapere da te chi erano quelle due donne, che c'è San Paolo, quelle due figure femminili. Poi magari dopo me lo, me lo dici da solo e lo, nessuno di loro lo potrà mai sapere. Dunque, hai parlato di ozium meditativo. Eh, passiamo a un altro ozium, quello campestre. Lo facciamo con il professor Maurizio Bettini che ci parlerà di Villa Rustica, il paesaggio sonoro di un ozium campestre. Professor Bettini, a te Grazie. la parola, c'hai la Clessidra. Sì, eh, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, bellissimo vedere questo teatro pieno, io lo vedo poco perché è al buio, ma intuisco una presenza massiccia di persone che amano l'antichità, che amano la cultura classica, questo mi riempie di gioia. Io vorrei provare a condurvi molto brevemente eh, dentro una dimensione un po' sorprendente, forse un po' inaspettata anche, ma mi auguro piacevole, cioè quella, del so quella sonora. In altre parole, qual era il paesaggio sonoro, o meglio il Forse direi la fonosfera che avvolgeva, poteva avvolgere l'ozium di un cittadino romano benestante che si ritirava in una delle sue ville per passarvi alcuni giorni, come Orazio, Cicerone, tanti altri. Prima di questo, però, vorrei dare per contrasto un breve schizzo, un breve sketch di quello che poteva essere invece la fonosfera che avvolgeva il negozium, cioè la città. Quali rumori si sentivano nel mondo antico? La fonosfera del mondo romano, del mondo antico in generale, era così diversa dalla nostra? Beh sì, sostanzialmente sì, anche perché mancavano una grandissima quantità di rumori e di suoni che oggi invece sono nel nostro accompagnamento quotidiano. I clacson, i rumori delle automobili, non so se avete mai pensato a questo, i treni, non c'erano gli squilli dei cellulari. Cioè, era come dire, una sonorità completamente diversa da questo punto di vista per le grandi assenze, i rumori delle fabbriche, ma contemporaneamente anche alcune presenze che oggi sono scomparse. Pensiamo, non so, al Malleus o Marculus, il martello dei romani, che era molto usato. Pensiamo allo strepitus, così come lo chiamavano i romani, delle mole, le macine per il grano, come quelle eh, di quel mulino recentemente messo in valore a Pompei cioè inate da uno schiavo spinte da uno schiavo o da un asino o da altri animali ecco questi sono tutti i rumori che eh, eh, come dire, oggi noi non sentiamo più eh, come diceva eh, questo per riguardo alla Grecia il poeta Callimaco che vive presso la via è svegliato dall'asse che stride sotto il carro rumore per noi sconosciuto ormai e lo affliggono i fitti colpi dei miseri fabbri che attizzano il fuoco, non abbiamo più fabbri, cioè la nostra fonosfera è completamente diversa. Si potevano dire anche suoni eh, diversi, più sinistri. Questa è una storia un po' curiosa che racconta Seneca di, di Pedone albinovano che abitava sopra la casa di Sesto Papinio, uno di quelli, dice lui, che sfuggono la luce, un lucifuga, che non, svolgono di notte tutte le loro attività. Dice a volte si sentiva il vinovano pedone non riusciva a dormire perché si sentivano dei colpi di frusta che provenivano dalla casa di Sesto Papinio dalla casa di sotto e allora lui chiedeva dice, ma che succede, che sta facendo? e, dice, e beh, eh, Sesto Papinio sta facendo i conti e siccome la, il segretario diciamo, il contabile era uno schiavo eh, allora il, il padrone lo frustava secondo quella che era purtroppo la normalità del mondo antico. Quindi invece il ticchettio della calcolatrice o il silenzio, quasi silenzio, dei computer di un normale lavoro di Conti, qui il, eh, i Conti erano accompagnati da delle frustate. Ecco, questo per darvi un'idea della differenza tra la fonosfera del negozium antico e fonosfera invece della vita quotidiana moderna. Ma proviamo a entrare nel... Uh, paesaggio sonoro invece dell'ozium, della villa. Lo facciamo con l'aiuto di una commedia di Plauto. Immaginiamo che assistiamo a questa commedia di Plauto che è la Casina. La storia della Casina va così: c'è un vecchio che si innamora di una bella ragazza, e, e, e però non la può portare a casa sua perché la moglie la farebbe pagare subito. E allora si mette d'accordo con un altro amico coetaneo. Per portarla da lui e nel frattempo l'amico e tutti i suoi, tutta la sua famiglia, schiavi, parenti, eccetera, si sposterà a casa dell'altro. Però questo, che è anche avaro, oltre che innamorato, è preoccupato, dice: oh, Guarda, che vadano tutti a casa mia, però si portino dietro il mangiare e il bere, cioè perché io non ci voglio rimettere, no? Però glielo dice in una maniera estremamente curiosa: Gli dice: Cito, fa in modo. Di mettere in pratica quello che il Merlo canta nei suoi versi. Quindi il Merlo canta dei versi. E poi quello che il Merlo canta nei suoi versi è con il cibo e con tutto il resto. Cum cibo, cum qui, qui. Questa cosa ha fatto impazzire i commentatori di Plautus. Ma cosa voleva dire? Che cos'è questa storia del Merlo che canta cum cibo, cum qui qui? Eh? Allora, eh, tanto per cominciare, se uno lo pronunzia questo latino come lo pronunziavano i romani, viene fuori una cosa di questo tipo, non ridete troppo, Cucibo cuquiqui, cum, cibo, cumquiqui. In realtà i romani dicevano cuquibo, 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 cuquiqui. Allora il l'Insei, il grande studioso di Plauto, disse questa è una riarticolazione del verso del Merlo. Cioè i romani sentivano nel verso del Merlo come se il Merlo dicesse col cibo e con tutto il resto. Cum cibo cum quiqui, cum cibo cum cuicui. Proprio come, dice lui, i, i, i ragazzini inglesi interpretano il canto dello yellow, yellow hammer, cioè lo zigolo giallo. Non chiedetemi cos'è uno zigolo giallo, l'Insei lo sapeva. Sapete, gli inglesi sono tutti appassionati di ornitologia, <coughs> e cioè sentivano nel canto dello Yellowhammer «A little bit of bread and no cheese». È una, di <ride> cioè, è una di quelle tendenze però che sono diffuse nel folklore, quella di riarticolare il suono degli uccelli in modo tale da fargli pronunciare qualche cosa di umano, come quando nel verso della civetta eh, si, popolarmente si dice, eh, la, la civetta sta dicendo tutto mio. Però un'altra notato ho scoperto che per i siciliani dice Iesuzu. <ride> si sente una cosa completamente diversa, Iesuzu. Mentre in Francia il pettirosso quando volava vicino alla porta di casa. Eh, si rivolgeva alla padrona di casa e gli diceva «Cugina mia, cucina mia!» no. e, e come dire, sono quei, quei giochi che si fanno sui versi degli uccelli che in realtà sono abbastanza popolari e ce ne sono tantissimi. Come dire, si proietta il linguaggio umano nella vocalità degli uccelli, e si riarticolano questi versi per far dire qualcosa di umano agli uccelli. Ce ne sono tanti casi. La cosa più interessante, forse, però, è che Plauto dice che il merlo canta per versus come fosse un poeta, compone dei, dei versi. Questo eh, si incastra, torna perfettamente con quanto Plinio racconta a proposito dell'usignolo. Immaginiamo che un cittadino romano, benestante, in villa, in primavera, ha la fortuna di vir cantare un usignolo. Che cosa sente secondo Plinio? Allora, dopo aver detto che l'usignolo ha una capacità di modulazione straordinaria, di inflessione, di coloritura, di ritmo, che nessun altro uccello possiede, che ha sviluppato una scienza musicale perfetta, eccetera, eccetera. E poi continua dicendo, gli usignoli non cantano tutti allo stesso modo, ma ciascuno ha le sue vocalità proprie, il suo canto proprio. Poi spiega anche che... Eh, i giovani usignoli imparano dai loro genitori, dai loro dai precedenti usignoli, imparano a cantare, imparano a comporre questi cantus molteplici e anche lui dice questi versus, cioè gli usignoli sono dei poeti in qualche modo. Allora, se voi pensate per un attimo a tutta quella tradizione antica che dice: badate che gli uomini hanno imparato a cantare dagli uccelli, eh, questo a noi. Come dire, sembra un mito e probabilmente lo è. Però non è del tutto escluso che sia vero che gli uccelli e i poeti hanno qualcosa in comune. Del resto Alcman diceva io il mio canto l'ho composto udendo il canto delle pernici. Quindi, come dire, è, è, è quasi verità questo. E' è quello che Plinio dice degli usignoli. Gli usignoli sono dei poeti che compongono versi. E così sono dei poeti che compongono versi anche altri uccelli che si potevano ben udire in una villa romana, cioè i palumbes, i columbacci. Anche dei columbacci, Plinio dice, che hanno una vocalità che consta di tre versi più una clausola. Ora, la clausola è proprio una terminologia metrica eh, scientifica. Che ancora si continua a usare, c'è cioè un verso più, corso, più corto che fa da Epodos, che chiude la strofe poetica. Quindi anche il canto del, dei Colombacci era percepito come qualcosa di profondamente poetico, che aveva una struttura eh, ritmica, musicale, eccetera, come quella dei poeti. La cosa impressionante è che gli studiosi moderni. Di ornitologia hanno confermato queste idee degli antichi. In particolare, François Bernard Mache, che è uno specialista dello studio del canto degli usignoli, eh, ha riscontrato che esistono 165 sequenze vocali di usignolo e ha individuato però un, una frase musicale tipo dell'usignolo, che consiste in una introduzione. Ripensate per un momento se avete udito l'usignolo, in effetti è così. C'è cioè una introduzione, una serie di suoni ripetuti e poi una coda che consiste in un suono unico. Anche questo suono, adesso i greci lo riarticolavano, facevano dire all'usignolo Iti, uh, Iti, cioè come se, fosse pro, come se fosse Filomela che aveva ucciso il proprio figlio Itis che era stata trasformata in usignolo e che ora invocava il nome di questo figlio perduto. Quindi anche qui addirittura ci sono uccelli che cantano miti. Ma accontentandoci, diciamo, di qualche cosa di più eh, severo, cioè la scienza dell'ornitologo, eh, gli studiosi hanno stabilito che è anche vero che gli usignoli imparano a cantare, cioè che non nascono già forniti di tutte... le. Quello strumentario musicale, sonoro, poetico che noi ben conosciamo, ma lo apprendono dai loro genitori, che lo apprendono da chi li ha preceduti. Dunque, e se però questo universo così sereno, di palumbes, di usignoli, di merli, fosse turbato dall'arrivo improvviso di un predatore, il milvus, il nibbio, che cosa sentirebbero? Romani, eh beh, bisogna pensare che il milbus è un uccello molto, molto mal connotato a Roma, cioè un paradigma di avidità. Eh, dice una volta un personaggio di Petronio, profondamente misogeno, odiatore delle donne: Una donna che sia una donna eh, è della razza del nibbio, cioè che afferra, ruba. No? E così si dice del nibbio. Che è caratterizzato dalla milvina fames, dalla fame tipica del nibbio, è sempre affamato. Va a rubare il cibo, dell addirittura delle offerte. E una volta, sempre in una commedia di Plauto, uno che ha assunto un cuoco e si lamenta perché il cuoco si ruba tutti gli ingredienti, e gli dice: E tu vorresti trovare un cuoco che non abbia gli artigli di nibbio? cioè tutti i cuochi, quando li ha soldi per preparare un banchetto, in realtà si portano a casa. Quello, che, eh, quello che, dovrebbero, che dovrebbero preparare per gli, invi, gli invitati. Era un uccello considerato rapacissimo, stranamente religioso, però, perché non rubava mai le offerte per Zeus, da queste si asteneva. E anzi, se capitava, qualora capitasse, che un nibbio rubava delle offerte per Zeus, beh, questo era considerato un presagio pessimo, cioè voleva dire. Che si approssimava una catastrofe. Ecco, ma che cosa udiva il cittadino romano in villa se si presentava un nibbio predatore di merli, di palumbes o di usignoli? Eh, ud udiva un verso che gli antichi chiamavano iugilare o iubilare. Ora è curioso che, perché jubilare", jubilare in realtà è un suono che viene attribuito anche agli umani e eh, una, una glossa di festo, un grammatico, eh, per carità noiosissimo tutti i grammatici, ma preziosissimo per le informazioni che ci dà, che sono di straordinario interesse, dice che jubilare è gridare con la voce da contadino, cioè i contadini jubilant nel loro, nel loro grido. E addirittura Varrone sosteneva che se jubilare è tipico dei rustici, dei contadini, è proprio dei cittadini quiritare. Quindi mentre il cittadino quiritat, il contadino jubilat, cioè ha una vocalità uh, diversa, certamente più rozza, più, più volgare. Per delle ricerche che ho fatto, jubilare sembra anche... Il termine che definisce quello che noi chiamiamo lo yodler, cioè quelle vocalità che sanno emettere i montanari. Anche quello veniva definito jubilare, quindi una vocalità addirittura appunto montanara, una vocalità strana, è però considerata rustica da contadini, da volgari. E allora il, Mil il milbus, il nibbio, quando si presentava e lanciava il suo grido, Jubilabat come un contadino, era un uccello rozzo, che strana fama si era attratto questo uccello, no? Rapace, eh, affamato, <coughs> dotato di una vista acutissima, che gli permetteva di afferrare la preda in ogni momento, e che poi a un certo punto, quando lanciava il suo grido, sembrava un contadino, è buffo che abbiano caratterizzato il Milbus in questo modo. Infine un'ultima vocalità che certo non posso, non posso trascurare, che è quella dell'asino. Certamente in una villa rustica romana gli asini saranno stati numerosi, perfino banale dire che l'asino svolgeva tutta quella quantità di di lavori che oggi vengono svolti dalle macchine, che quindi hanno delle sonorità completamente diverse, quindi la fonosfera in campagna, credete a uno che ci abita, è perennemente turbata da rumori di seghe, di trattori, di... e non si sentono più gli asini. Ma eh, per un romano invece la vocalità dell'asino era una cosa ovvia, si sentiva eh, sempre. Accade una cosa curiosa anche qui, cioè... Secondo il, gli antichi, secondo i romani, eh, noi in realtà abbiamo tutto un elenco, questo non ve l'ho detto, ma abbiamo tutto un elenco dei nomi, delle vocalità animali che era stato raccolto da Svetonio. Svetonio si era divertito a dire che, che cosa fa il, il cane, che cosa fa l'elefante, che cosa fa il appunto il nibbio, che cosa fa l'usignolo, e, e accanto ci metteva il nome. Quindi abbiamo questo elenco che poi un, un poeta tardo del V sesto d.C. ha trasformato addirittura in un lungo poemetto in cui descrive tutte le vocalità degli animali. Benissimo. Allora, il verso che veniva attribuito all'asino era rudere, rudere. E che però già gli antichi notavano che somigliava molto a rugire, che era il verso del leone. È molto strano, no? Tanto che una volta si parla direttamente di un asino, non rudens, ma rugiens, come se fosse un leone. È curioso eh, che, che l'asino, in qualche modo, ruggisse. Possibile che queste due voces di animali appartenenti a del delle specie così diverse fra loro si rassomigliassero. Cioè, era curioso che gli antichi sentissero delle sonorità leonine dentro il verso dell'asino. Ora però chiunque abbia udito almeno una volta un asino ragliare, e purtroppo è diventato raro, perché eh, come dire, gli asini non si incontrano più, ma immaginate il mondo antico. Ecco, chiunque l'ha sentito almeno una volta può testimoniare che costituisce un verso tanto sgradevole, perché il raglio dell'asino è molto sgradevole, quanto potente. L'asino ha un raglio potentissimo, si stenta a credere che un animale piccolino, della presenza così trascurabile come un asino, in realtà possegga una voce così poderosa. Alle orecchie degli antichi eh, il raglio dell'asino rassomigliava addirittura allo squillo di una tromba di guerra. O perlomeno così lo percepivano per esempio gli egiziani. Sappiamo infatti che gli, gli, gli egiziani, odiando, dato che odiavano l'asino assolutamente, perché era legato a tifone, l'uccisore di Osiride, non facevano mai l'uso della tromba, non usavano trombe perché gli facevano pensare al raglio dell'asino che era legato a tifone che aveva ucciso Osiride. Ma anche nella mitologia classica il raglio degli asini occupa un posto molto singolare e qui siamo ricondotti addirittura agli inizi stessi del mondo, no? alla sua organizzazione olimpica. Ci fu un momento infatti in cui, secondo il mito greco, i dei olimpi rischiarono, rischiarono il loro posto, rischiarono la loro esistenza, perché i giganti minacciarono il regno di Giove. Poi voi sapete che i giganti furono sconfitti, crollarono giù come nel dipinto di, di Giulio Romano, però come dire fu un momento di grave spavento per gli dei olimpici. Allora si raccontava che in quel difficile frangente Giove convocò tutti gli dei per combattere contro i giganti. Arrivarono così il Padre Libero, Vulcano, i Satiri, i Sileni. Ed erano gli ultimi, questi ultimi in groppa a degli asinelli. Quando furono giunti non lontano dai giganti, si dice che gli asinelli, in preda al terrore, lanciarono ciascuno per sé un grido così potente e sconosciuto ai giganti, che tutti i nemici si dettero alla fuga, e in questo modo i giganti furono vinti. E furono sconfitti dal raglio degli asini. Quindi il raggio dell'asino costituisce un suono tanto terrificante da mettere in fuga perfino creature di forza smisurata come i giganti, che erano capaci di eh, minacciare la sovranità degli dei. Quindi da un punto di vista sonoro dell'intensità, dell della rilevanza del suono emesso dall'asino, <coughs> ci pare anche che questo, interessante è che questo suono venga definito... Eh, non solo sonitum quendam inauditum, un suono che non si era udito mai, ma venga assimilato alla conchiglia di Tritone, che anche questa era famosa per emettere un suono di una potenza inaudita. Insomma, eravamo partiti dalla contiguità fra il rudere degli asini e il rugire del leone, e adesso ci accorgiamo che in realtà c'è qualcosa che li connette questi due versi. Sono entrambi potenti, entrambi spaventosi. Eh, gli asini sono in grado di spaventare i giganti con il loro raglio e ci sono storie o racconti che nell'Enciclopedia dei Racconti degli animali, che è ricchissima, mettono insieme proprio l'asino e il leone sul terreno della potenza della voce. Questa è una favola di Fedro <coughs> che racconta di quando l'asino e il leone si misero in società per cacciare. Il leone si piazzò davanti a una caverna dove stavano delle capre selvatiche, mentre l'asino, entrato, cominciò a ragliare in un modo spaventoso, le spaventò e le fece usci uscire subito dal riparo. La caccia fu molto ricca, quindi il leone fece un sacco di preda. E quando l'asino chiese al leone, dice, beh, come andate? Sì, sono comportato bene, il leone rispose, sappi che anche io, che sono un leone, avrei avuto paura di te se non avessi saputo che eri solo un asino. Cioè, quindi l'asino in realtà ha questo potere sonoro straordinario. Ecco, io in realtà avrei concluso questa mia breve esplorazione della fonosfera. Grazie, grazie. Grazie davvero. Grazie. E si potrebbero dire moltissime altre sonorità che non ho il tempo di, di elencarvi, però mh, mi fa piacere lasciarvi con nelle orecchie qualcosa di questi antichi suoni. Di nuovo grazie. Grazie professor Bettini per questa splendida relazione che ci hai regalato. Hai utilizzato meno del tempo che avevi a disposizione, quindi se vuoi tornare <ride> credo che non dispiacerebbe a nessuno. Dunque, davvero, grazie per averci fatto immergere nella fonosfera degli antichi. Mentre parlavi mi tornava alla mente. Un tuo saggio recentissimo, che ho avuto la fortuna di leggere un paio di anni fa, Paesaggio sonoro del mondo antico, pubblicato nella storia della civiltà di Umberto Eco, credo che sia di un paio di anni fa. Eh, dunque grazie, allo stesso tempo però pensavo eh, per noi romani a eh, un celeberrimo eh, epigramma di marziale, no? il eh, 57 e il dodicesimo libro in cui ricorda la difficoltà proprio del riposo che aveva qui a Roma quando eh, sin dal mattino era disturbato dai fornai, dai calderari, dai cambiavalute, eh, dai mendicanti e diceva quando voglio eh, riposare eh, me ne vado in casa campagna, no? dice perché in campagna anche il buongiorno chiede permesso per entrare, mentre invece a Roma sono costantemente disturbato, quindi per dormire me ne vado in campagna. Dunque davvero grazie per questa splendida relazione che ci hai regalato eh, facendoci immergere, torno a ripetere, nella fonosfera degli antichi. Eh, ora passerei con molto piacere eh, alla seconda relazione, quella del professor Massimo Zanna. Tiberio a Capri nuovi progetti, poiché la Clessidera non è ancora terminata, puoi parlare quanto ti pare. Solo una cosa, vi ricordate lo scorso anno professor Sanna mi prese in giro perché avevo gli occhiali arancioni. Oggi sono, Questi vanno bene, sono come i tuoi? Sì, va benissimo. Va bene. Perfetto. <ride> professor Un po' di sobrietà ci vuole, anche parlando di Oxium. <ride> Facciamo partire il video, c'è un video introduttivo alla... Entriamo allora proprio nel vivo dell'Ozium, nell'isola forse per eccellenza dedicata all'Ozium, anche se nel caso di Capri, il, qui l'Ozium, se lo eh, leggiamo attraverso di, la presenza di Tiberio, l'Ozium era molto strettamente legata al Negozium, visto che da eh, Capri l'imperatore in qualche maniera doveva regnare negli ultimi suoi dieci anni. Ehm, possiamo andare avanti con, con le, le slide? Ehm, Abbiamo visto già nel video la posizione straordinaria di una delle ville di Tiberio, era Villa Iovis, l'unica tra l'altro di cui conosciamo probabilmente il nome antico, eh, ma Svetonio dice che le, le, le ville erano effettivamente 12, non si sa se li, il numero se è effettivamente un, un numero reale, se ne conoscono alcune, le vedremo qui in particolare, eh, grazie al, all'opera tra l'altro sempre infaticabile, di una persona a me molto cara, perché eh, mi sono confrontato con lui a lungo a Pompei, che è Amedeo Maiuri. Eh, lui comincia qui proprio nel 35 eh, degli scavi. Eh, la villa era stata scoperta, quella di Ovis già in età borbonica, ma è lui, ovviamente, che eh, porta avanti gli scavi, che eh, ci fanno vedere quello che oggi vediamo, conoscere quello che oggi conosciamo, e poi ehm, scava anche l'altra villa, che è quella di Dammekuta, molto parzialmente scavata, su cui tra l'altro vorremmo investire adesso e nei, nei, nei prossimi anni perché è una veramente una realtà straordinaria. Eh, molte ville di, di Tiberio, eh, voi sapete che... Eh, Qui si trasferisce l'imperatore, le fonti antiche sono molto eh, contrarie, soprattutto Tacito ma anche Svetonio, Insomma, raccontano di, le peggiori nefandezze di, eh, di Tiberio. Eh, Alcuni lo accusano di essersi ritirato proprio per fare in modo che qui potesse, potessero trovare sfogo le sue, la sua libidi, la sua... Ehm, diciamo i suoi costumi non proprio eh, leciti. E probabilmente ci sono una serie di fattori che lo spingono a trasferirsi qua. Quello che sappiamo è che nel 27 arriva a Capri e qui resterà fino alla sua morte. Lui muore a Miseno, non a Capri, ma lì vicino. E da qui eh, amministrerà eh, l'impero. Quindi, praticamente, in qualche maniera Capri diventa una sorta di capitale dell'impero. Questo spiega la presenza di molte ville, ovviamente alcune proprio dell'imperatore, e poi dobbiamo immaginare una corte, anche se le fonti raccontano che arriva con poche persone all'inizio, stretti amici, eccetera, ma possiamo immaginare centinaia di persone fra appunto amministratori liberti, oltre ai pretoriani che dovevano ovviamente provvedere alla, alla sicurezza, del, sicurezza dell'imperatore. La, ehm, parlando di Ozium, eh, non ci deve sorprendere la scelta di Capri. Capri e tutto il golfo del cratere, come era chiamato il golfo di, Ca di Napoli allora, erano fra le mete più ambite per la villeggiatura antica, se possiamo usare questo, tipo di, questo, questo concetto che nasce, come abbiamo visto, solo nel Settecento. E chiaramente tutto il golfo, dalla penisola serentina, quindi da Punta della Campanella, passando per eh, Pompei, Napoli fino a Miseno, era un luogo di, eh, di ville, d'ozium, ma come sappiamo. L'antico lozium era sempre legato al negozium. Una di queste è la famosissima villa dei papiri che qui vi presento in una ricostruzione. Tra l'altro mi piace eh, segnalarvela, perché proprio adesso stiamo partendo con un riallestimento della delle sale della villa dei papiri al Museo Archeologico di Napoli, ehm, che aveva un bellissimo allestimento fino agli anni 70. Di Francisci se lo rifece, secondo il gusto agli anni 70, adesso bisogna ritornarci e anche, anche per raccontare quello che poi è avvenuto dopo gli anni 70. Sapete, qui sono stati ripresi gli scavi, vedete un'immagine della situazione anche molto complessa in cui versa questa villa. Tra l'altro era una delle ville proprio sul mare, come mostra la eh, sotto il Vesuvio, sul mare, come mostra la ricostruzione, e adesso si trova praticamente sotto 20 metri di eh, materiale vulcanico, quindi particolarmente complesso nello scavo, ma sapete delle scoperte straordinarie che avvengono negli anni 50 del Settecento, quando si, diciamo, era da pochissimo cominciato nel 1748 lo scavo. Del, di Pompei, qui si scopre questa villa che verrà esplorata per Cunicoli e però porterà alla luce straordinarie statue, pensate alle famose danai di bronze, alcune sale del Museo di Napoli sono proprio dedicate a questo. E questa è una bella introduzione perché ci fa capire che queste ville erano dei mondi, dei mondi dove appunto eh, la cultura era strettamente intrise di cultura. Pensate alla biblioteca della Villa dei Papiri, su cui ancora si lavora, per, nel, anche oggi con le nuove tecnologie, proprio per eh, leggere i papiri della, della biblioteca eh, rinvenuta lì nel Settecento. Un altro esempio di villa che dove, appunto che ci fa capire un po' la, eh, la grandiosità di questi complessi, che dovevano punteggiare proprio tutta la costa, tant'è che in alcuni casi sembravano, ci dicono le fonti, delle vere e proprie città. Con i loro padiglioni, con le loro torri, con i loro eh, corti e eh, 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 colonnati sul mare. Questa è la villa invece di subito fuori Pompei di Civita Giuliana, ne ho parlato proprio qui in un'altra delle eh, luci dell'archeologia, eh, la ricordo perché eh, questa è una villa veramente un complesso grandioso che era, è affacciato anche questo sul mare, non direttamente come la villa dei Papiri, ma a breve distanza, ma godeva la vista proprio sul golfo del cratere la prossia è una villa che ha restituito, cosa straordinaria, a differenza delle ville di, di Tiberio dove ovviamente la vicenda, diciamo, l'archeologia ci regala dei complessi straordinari ma privi delle tracce della vita quotidiana, proprio perché sono state sempre in vista, sono state saccheggiate nel corso dei secoli, statue e arredi che vengono alla villa sono stati eh, dispersi, ci sono statue anche al Louvre che vengono dal, ma in vari musei del mondo, a cominciare da Napoli. Invece qui questa villa ci fa capire proprio... Il lusso è la vita quotidiana di, eh, di queste strutture, eh, come sapete spesso le ville hanno due parti, quella rustica che è dedicata appunto al negozium e quella di lusso dedicata all'ozium. Generalizzando con problemi complessi, qui è venuta fuori proprio la parte dedicata proprio alle attività quotidiane, per cui la stalla con i cavalli, una stanza de, eh, la stanza degli schiavi con queste eh, reti molto spartane che ricordano veramente le descrizioni che ne fa petronio, nel satirico, quando i due, due bontemponi si, si, si rifugiano in una, in una bettola e uno di due si nasconde sotto il letto e si attacca alle corde del letto e vengono fuori proprio delle strutture molto simili a quelle che le, le, le fonti ci, eh, ci ricordano e per appunto, per gli ambienti più modesti qui dicevo la stalla ma anche due delle vittime tra l'altro uno probabilmente di livello di status anche elevato, forse il Dominus ha eh, un mantello di lana. Ha una serie di: eh, appunto, anche le ossa lasciano pensare a qualcuno che non ha fatto lavori pesanti. Poi, invece, eh, il carro del cosiddetto della sposa ci fa capire, appunto, come eh, che cosa, quanto la parte anche cerimoniale fosse importante in queste, in, queste, eh, in queste ville, e anche la parte, come dire, erotica fosse, no? fosse particolarmente eh, significativa, sono tutti medaglioni d'argento con satiri che, eh, che molestano ninfedi, diciamo, eh, diciamo così, una metafora in qualche maniera matrimoniale. La prossima. E tornando a Capri, eccola, la posizione che abbiamo visto prima della villa di Tiberio è lì in cima a 334 metri sul livello del mare praticamente in vista di punta della campanella quella è l'estremità della penisola sorrentina quindi un punto tra l'altro strategico per la navigazione antica sapete questo punto sin dalle rotte degli Ubei nell'VIII secolo a.C. era particolarmente eh, frequentato e, e questa appunto la posizione tra l'altro così eh, estrema anche un po' scomoda, pensate: mentre l'isola è ricca d'acqua, lì sopra non ci sono sorgenti, quindi c'era bisogno di costruire cisterne enormi che sono quelle che sono state appunto indagate da Amedeo Maiuri. È una, una posizione estrema che probabilmente coniugava due aspetti che dovevano essere importanti per Tiberio: la sicurezza, sicuramente, ma anche la passione per il paesaggio drammatico, probabilmente. Dalle sue scelte si capisce che no, evidentemente questo aspetto della, come dire, della contemplazione della natura, se possiamo dire, forse anche l'ascoltare le voci degli uccelli da, da, da quella latitudine deve essere molto importante. L'aspetto paesaggio credo sia molto importante. Pensate all'altra villa di Tiberio che conosciamo, straordinaria, eh, che è quella di Sperlonga dove appunto lì il connubio fra natura e cultura è talmente stretto che nella grande grotta eh, che era un acenazio c'erano tutte le statue che raccontavano il mito di, mh, di Ulisse, a cui è chiaro che lì eh, doveva essere molto gradito l'imperatore, e tra l'altro mentre si banchettava fra statue che raccontavano le vicende di Ulisse si guardava la, il Circeo, quindi un luogo legato a un episodio eh, celebre della, del... Dell'Odissea. E quindi la villa ha questo aspetto sicuramente importantissimo: di, eh, dove la natura svolge un ruolo particolare, quindi l'architettura si salda alla natura. Ci sono appunto strutture che si eh, appoggiano direttamente sulla roccia a strapiombo, utilizzano la roccia lavorata per come, appunto come muratura, e poi si crea questa enorme eh, struttura. Che, tra l'altro, dobbiamo questo ricordarlo, non viene costruita ex novo da Tiberio, ma eh, ci sono già de una, una presistenza augustea, perché ovviamente eh, Tiberio fa di Capri il, il, il luogo della sua vita e quindi un luogo centrale per l'impero negli ultimi dieci anni, ma già Augusto aveva particolarmente apprezzato l'isola, tant'è che ehm, lui scambia con i napoletani l'isola di Capri e quella di Ischia. Da Napoli Ischia prende l'isola di Capri come suo possesso personale e comincia a costruire delle ville. Lo sappiamo anche, a parte da alcuni resti che si possono attribuire proprio ad Augusto, lo sappiamo perché l'ultimo in, incontro, incontro fra eh, Augusto che sta male e Tiberio avviene a Capri. poi... Ti, si discute della, della prossima missione in lirico di Tiberio, va via Tiberio, ehm, le condizioni di Augusto peggiorano, si allontana, si parte per andare verso Roma, ma evidentemente le condizioni non glielo consentono, si ferma a Nola dove aveva una delle sue ville, dove sapete, e lui eh, muore. Quindi Augusto aveva a più riprese soggiornato nell'isola, ovviamente in una maniera completamente diversa da Tiberio, forse... In una chiave più legata all'ozium, e quindi alla, alla villeggiatura di alcuni, di alcuni momenti, invece con, eh, con Tiberio eh, l'ozium eh, diventa per la parte strutturale della, della propria vita quotidiana. Questa villa come dobbiamo immaginarcela? Beh, se vedete queste ricostruzioni più o meno um, affidabili, comunque era un blocco compatto, diversa dalle altre ville marittime che conosciamo, che si sviluppavano magari. Come abbiamo visto nel caso della villa dei Papiri ad Ercolano, su, una, eh, con, diciamo, su più livelli, ma non in questa maniera compatta, quasi un fortilizio. Addirittura, gli studiosi discutono: probabilmente c'erano sette piani. Sette piani, quelli che noi conosciamo, sono tutto quelli inferiori, dedicati ovviamente alla basis Villa, con tutti gli ambienti, le cisterne, gli ambienti dedicati alla, alla servitù, possiamo dire, e poi il primo, il primo piano, ma dovevano esserci cioè, almeno sei, si discute se, su quest'attico al eh, settimo piano. Ovviamente questa parte, se, eh, questa parte compatta con eh, delle corti interne, un grande peristilio interno, poi aveva tutta una serie di padiglioni e cosa che doveva molto apprezzare, evidentemente si doveva molto apprezzare all'epoca, delle eh, eh, sorte di portici eh, o corridoi monumentali che mh, permettevano di fare passeggiate con vista all'esterno verso, eh, verso luoghi topici, dell eccola qui vedete ehm, di, questo, di questo punto dell'isola. Questa, questa ricostruzione è gr grossomodo affidabile, quindi capiamo quanto l'imponenza e capiamo anche quanto si è perso perché avete visto poi quello che resta a differenza delle ville che conosciamo nell'area pompeiana dove appunto le condizioni della, della fine dell'eruzione hanno preservato in maniera incredibile. Qui ovviamente ci dobbiamo accontentare di una conoscenza della pianta, soprattutto dei, dei livelli inferiori, anche se come dicevo è abbastanza probabile la, la ricostruzione. Ora proprio su questa villa... Si stanno investendo una serie di risorse cospicue, eh, ci sono eh, lavori di eh, manutenzione straordinaria e restauro fondamentali perché come spesso è accaduto nei eh, luoghi della cultura, la, la mancanza di manutenzione programmata per anni fa sì che le condizioni siano molto precarie. Guardate solo la vegetazione come pervasiva un po' ovunque, quindi c'è bisogno di, anche qui un'altra volta, come è stato fatto a Pompei negli anni scorsi, di un intervento di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza per fare in modo poi che eh, si cominci un ciclo virtuoso di, eh, man di manutenzione programmata, che eviti questi come dire, investimenti massicci, ma che sia declinata appunto anno per anno. Un dato positivo è che nel bilancio dello Stato di quest'anno, eh, su mio suggerimento, ma accolto dal Ministro San Giuliano con, eh, devo dire, con eh, interesse e impegno, ci sono un capitolo dedicato alla manutenzione programmata dei, dei nostri luoghi archeologici e questo ci aiuterà molto proprio nel cominciare quel ciclo virtuoso che solo in alcuni luoghi Colosseo, Palatino, Pompei, Ostia vengono, viene realizzato ma che devono essere assolutamente esportati in tutti i luoghi archeologici che sono tantissimi tra l'altro nella nuova riforma del ministero ci sono ben 16 nuovi musei autonomi quindi che salgono di categoria avranno un loro dirigente, un loro staff molti sono luoghi archeologici tra cui Capri. E proprio questo: eh, Capri diventa con le sue ville e la certosa di, ehm, di, San, Martino, eh, di San Giacomo, scusate, eh, che come sapete è, è una delle evidenze monumentali più significative dell'isola. Dell Diventeranno i musei nazionali di Capri, quindi avranno presto un nuovo dirigente. Partirà il bando, spero, a fine, eh, fine mese, inizio di febbraio. E questo ci permetterà appunto finalmente di avere una struttura lì fissa, perché un po', devo dire, è sempre stata un po' periferica e marginale anche nell'amministrazione dei nostri musei come doveva essere prima di Tiberio, invece avendo un Tiberio in, in situ sicuramente questo potrà eh, giovare all'isola eh, all eh, all e a tutti i monumenti dell'isola, il museo comprenderà il... Eh, la Villa Iovis, la Certosa, eh, come, come vi dicevo, poi la Villa D'Amecuta e un altro sito che forse eh, non, sa, eh, no, non è noto, ma la, la Grotta Azzurra, che è un museo, è un museo natura, natura, natura ma è un museo perché? Perché, eh, forse questo è poco noto, la villa, la villa di Gradola, che vedete lì, che è proprio sopra la Grotta Azzurra, un'altra delle ville di Tiberio, era legata strettamente alla grotta e la grotta era un ninfeo, cioè era praticamente un luogo di ozium eh, che doveva essere spettacolare. Chi c'è stato ricorda quell'impressione che fa il blu, l'azzurro, che è il nome della grotta, dell'acqua. Se vi immaginate che, andiamo avanti perché ci dovrebbero essere delle immagini, la prossima ancora, questa è la villa appunto di, eh, da Moikuta, eccola qua, la grotta Guzzurra. Se vi immaginate che chi entrava al, um, allora, a differenza di noi, come sapete si entra tra l'altro in barca, in un passaggio molto angusto, che tra l'altro è stato lavorato già in antico, quindi era utilizzato già in antico ed era collegato ad una scalinata che poi, è, eh, guardando quella barca a destra, che sale su verso, la, tra l'altro mimetizzata nella roccia, che sale su verso la, verso la villa di Grado. Allora chi entrava non vedeva solo questi eh, riflessi azzurri, ma vedeva tutto intorno, davanti a sé, una, veramente un, con emozione, l'apparizione. Di, del mito. Come era per la grotta di Tiberio a Sperlonga, dove appunto lì eh, c'erano i gruppi che raccontavano le vicende di Polifemo, l'accegamento di Polifemo, Scille e Caridi, eccetera. Qui invece, eccole qua, vedete queste statue? Queste statue vennero ripescate, tra l'altro questa è una statua di Poseidone, eh, poi ci dovrebbe essere dopo un'altra immagine, ci fermiamo su queste immagini. So, queste immagini di statue sono molto consunte dall'essere state a lungo sott'acqua. Eh, dicevo, queste, eh, queste statue fanno parte di un ciclo statuario che decorava la grotta, rinvenute fra il 64 e il 75, eh, soprintendente De Francisci, quindi subito dopo Iuri, eh, venne, Tra l'altro vennero ritrovate molto vicine a dove erano, cioè nell'acqua, sotto dei piedistalli sommersi oggi, ma vedremo anche ieri. E che quindi dove è stato possibile anche ricostruirne l'originaria posizione e l'iconografia. Quindi intorno a questa, soprattutto sulla parete di fondo e tutto intorno, per piedistalli. Con statue sopra che raccontavano un mito probabilmente, eh, che era molto ben, connesso con, con la grotta. Era Poseidone eh, insieme ai tritoni e forse una figura femminile, tra l'altro, c'è una di queste statue molto consunte, è una peplo, cosiddetta Peploforos. È una figura femminile. È, eh, uno studioso, un giovane studioso, di recente ha. Pensato sia il mito di Poseidone e Amimone, una delle ninfe, uno degli amori di Poseidone, che dovrebbe avvenire quindi questo incontro al consesso di tritoni. Quelli che vedete al centro è l'immagine, tra l'altro il la, volto conservato ancora bene, e eh, gli altri sono dei, dei tritoni. Si vede molto bene in questo di sinistra il corpo di Sinente in delle spire, lo vediamo molto bene qui. Quindi dobbiamo immaginare Poseidone a Mimone probabilmente, se eh, Luca di Franco ha ragione, e tutto intorno dei tritoni. Che la cosa impressionante era la messa in scena. Cioè, ecco, grazie. Sempre, sempre efficientissimo il nostro amico. <ride> ecco queste sono le spire, vedete il volto di, eh, di, di Poseidone, l'altro tritone. Eh, non, qui non c'è l'altra. La, la figura femminile, queste sono adesso conservate temporaneamente nella cosiddetta casa rossa di Anacapri, ma come vedremo, poi faranno parte di un eh, riallestimento che beh, a breve eh, cominceremo per un museo di Tiberio nell'isola, appunto nella Certosa. Dicevo, allora, come apparivano su questi piedi spagni, la cosa interessantissima della messa in scena, ci fa capire anche questo connubio fra natura, cultura, come fosse stretto e come fosse declinato. Le statue non erano su dei basamenti emersi dall'acqua, il basamento era sott'acqua e studi ehm, eh, eh, geologici e poi uno studio anche dei livelli del mare. Ieri rispetto ad oggi fanno capire che poco è cambiato il livello dell'acqua nella, nella grotta, quindi non è salito di troppo. Eh, però quello che ci fa capire, rimettendo appunto studiando le quote delle, delle basi, è che praticamente i tritoni affioravano dall'acqua, cioè il basamento era sommerso, parte, della, parte inferiore del corpo era sommerso, quindi dove, si dovevano vedere questi mostri che emergevano dall'acqua dall e quindi doveva essere. Particolarmente importante. Se voi pensate che le statue antiche erano anche dipinte, quindi l'aspetto realistico di questa messa in scena doveva essere particolarmente interessante. Quindi un ninfeo straordinario eh, che eh, ci fa capire appunto quanto Tiberio fosse interessato a questo rapporto con la mitologia e con il mondo greco. Tra l'altro lo sappiamo, era stato a Rodi eh, a lungo, sapete, nel vari decenni prima, perché anche lì in, uh, le, le interpretazioni sono molte, eh, se fosse andato via perché non vo come dire, voleva lasciare spazio ai nuovi eredi, no, Caio e Ces Cesare di Augusto, se fosse un po' stizzito dal poco interesse mostrato dall'imperatore nei suoi confronti, fatto sta che lui a lungo risiede a Rodi e lì si deve essere imbevuto di questa cultura eh, greca che per lui è sempre, rimane un punto di riferimento indelebile, tra l'altro lì probabilmente entra in contatto con i famosi scultori o con le loro opere. Eh, Pensate alla Conte dei Musei Vaticani o pensate appunto a quelli, alle ville di alle pezzi della villa di, eh, della villa di Sperlonga. Quindi la cultura greca estremamente... Eh, estremamente eh, presente nella, nella cultura e poi soprattutto una, oltre alla statuaria, all'arte, una cultura greca. Pare che a, mh, si fosse portato qui a, a Villa Jovis anche Trasillo, l'astrologo. Lui a, in Grecia era entrato in contatto con tutta l'astrologia la, babilonese. C'è chi dice che anche la disposizione, i dodici ville so, sono legate ai, ai, ai segni zodiacali, agli, quindi alle costellazioni. Difficile dirlo, certo, il fatto che poi una si chiama Jovis potrebbe anche, eh, anche andare in questo, in questo senso, o c'è chi pensa invece ai dodici dei. Comunque, fatto sta che lui crea qui un ambiente estremamente raffinato di vita di corte con eh, artisti greci, con eh, letterati greci, con eh, astrologi, come dicevo, lo stesso, lo stesso Trasillo. E questo, eh, come dire forse ci fa un po' attutire quel, quegli aspetti, almeno nel nostro immaginario, un po' denigranti da parte delle fonti che raccontano le cose veramente scellerate. Tra l'altro, se possiamo andare indietro un attimo, sempre sulla posizione della villa, ecco, voi sapete bene, no, questa è la Certosa, la, la, la precedente ancora forse c'è un'immagine. Comunque si vede anche di, di qui, eh, dicevo, una, eh, voi sapete che eh, ancora oggi uno eh, dei punti dell'isola si chiama Salto di Tiberio, o Tiberio. Eh, Salto di Tiberio, perché eh, prendendo spunto nel, da un passo di Svetonio. Eh, nel, poi in età moderna si è creato il mito che questo appunto salto di Tiberio si chiamasse così perché da questo dirupo l'imperatore amava, si divertiva scagliando giù le vittime di malcapitati che poi venivano finiti a colpi di remi dai, dai barcaioli nella, eh, che, erano sotto sta, che stavano sotto in, nel, uh, nel mare. Tra l'altro improbabile perché da quel punto il salto di Tiberio se uno viene buttato giù va sulle rocce e non va in acqua, quindi sicuramente qualche cosa improbabile c'è in questa ricostruzione e probabilmente sono fonti contrarie a Tiberio, di chiavi, probabilmente di matrice senatoria perché... Non c'è stato un grosso idillio con i senatori, forse questo spiega anche il suo allontanamento, che significa anche un ridimensionamento della, della, del, del ruolo dei senatori. Quindi fatto sta che molte fonti sono a lui stra, estremamente eh, contrarie e ci, e ci raccontano punti e feratezze che probabilmente sono state molto ingigantite. Pensate all'altro caso, sempre sulla villa di Iovis, cui eh, eh, lì è sempre svedonio, racconta che eh, L'imperatore pensava di essere assolutamente al sicuro, isolato lì su quel nido d'aquile. Invece, un pescatore si riesce, a salire, riesce a salire. Ma per fare un omaggio all'imperatore, aveva pescato una stupenda triglia. Le triglie erano nella, nella culinaria antica costosissime e soprattutto si parla di cene eh, eh, straordinarie di, di, di personaggi di rango che compravano per milioni di sterzi, cioè una cosa proprio folle delle triglie da offrire eh, su, in banchetto. Allora il nostro eh, pescatore sale, porta la, eh, questa triglia all'imperatore, l'imperatore sorpreso da questa invasione della propria privacy. Ordina ai suoi schiavi di prendere la triglia e strofinargliela in faccia. Il malcapitato dice: Per fortuna non ho portato la ragosta che, avevo, che ho pescato stamattina. Tiberio, cattivissimo, fa pescare una ragosta e gli fa sfreggiare la faccia con, con, eh, con la ragosta. Io credo che ci sia un po' di, 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 di eccesso in questa ricostruzione, per non pensare di tutte le sue perversioni sessuali nelle piscine. Della, su queste vi risparmio: non è domenica mattina, non è un momento proprio, proprio adatto per raccontare cose truci che avvenivano in queste piscine con poveri fanciulli, pedofilia, di tutto. Per cui, Lasciamo forse alla leggenda queste, eh, queste vicende, torniamo brevemente al nostro, eh, alla storia e all'archeologia, queste eh, immagini le mostro perché come vi dicevo nella Certosa di Capri stiamo eh, lavorando per eh, creare un museo di Tiberio, perché in effetti questa villa che ormai è completamente priva degli arredi, priva delle, eh, anche di luoghi dove si raccontano queste vicende straordinarie di un decennio incredibile vissuto da Capri, capitale dell'impero, la vogliamo raccontare in questo museo eh, che sarà appunto nei locali della Certosa e eh, che ho mostrato prima e con questo vorremmo utilizzare opere che normalmente sono in deposito. Questo è un grande progetto che stiamo facendo presso la Direzione Generale dei Musei di valorizzazione dei depositi, il motto è apriamo i depositi, rendiamoli non solo visitabili, ma con quei pezzi ci facciamo... Mostre ovunque, una mostre, ci sono mostre che adesso eh, circolano per gli istituti italiani di cultura in America Latina e in Europa, una a Samburgo, l'altra eh, in Argentina, con materiali archeologici dalla Puglia e dalla Basilicata, ma c'è tutto un programma al punto di... Eh, di, per riportare alla luce queste opere sommerse anche grazie al PNRR dove con la misura digitalizzazione si sta digitalizzando in maniera cospicua mh, depositi importanti a partire da quello di Capodimonte che è uno dei progetti tra l'altro che farà piacere sicuramente l'amico Claudio fra, uno di quelli, dei depositi veramente straordinari. Allora con opere normalmente in deposito quelle che sono adesso della, della grotta azzurra di cui vorremmo ricostruire proprio l'ensemble e poi opere che sono al Museo Nazionale di Napoli di cui abbiamo fatto un censimento, ci sono una, serie, una quindicina di pezzi molto interessanti ma anche poi con pezzi in deposito legati. A Tiberio vorremmo raccontare lì che cosa ha significato questa eh, vicenda di Tiberio, l'importanza di, di questa prima fase dell'impero fra Augusto appunto, e Giulio Claudi e quindi Capri ritornerà ad essere il luogo che ospita eh, fa ritornare a casa il nostro imperatore Tiberio. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professor Osanna per la splendida relazione, per averci presentato sia i progetti di valorizzazione, davvero grazie perché... Eh, questa apertura finale che ci dicevi sulla valorizzazione dei depositi mi sembra veramente eh, importante, significativa, necessaria direi, perché tanti tesori che abbiamo eh, celati nei magazzini finalmente possono tornare a essere ammirati, studiati, visti da tutti. Dunque davvero grazie e grazie soprattutto per averci fatto sognare con la grotta azzurra, sembrava veramente di vederla mentre ce la descrivevi con queste statue che eh, emergevano dal pelo dell'acqua. Davvero grazie, una relazione splendida e davvero una giornata che non poteva essere inaugurata in modo migliore il nostro ciclo. Ora inviterei subito l'amico Andrea Steiner a presentarci le sue anteprime dal passato. Andreas a te. Sì, grazie, grazie. Buongiorno, bentrovati. La prima immagine, per favore. Dunque, negli anni tra il 203 e il 211, una grande pianta della Roma del tempo venne affissa sulla parete di un'aula del cosiddetto foro della pace, o meglio più propriamente il templum pacis, tempio della pace. La data di realizzazione della pianta emerge esclusivamente da elementi presenti sulla stessa, non abbiamo dunque altre fonti che ne parlano. È posteriore alla costruzione del Settizzodio, il monumento riconoscibile su uno dei frammenti marmori di cui la pianta è composta, e dunque ne definisce il termine postquem, dunque il 203 appunto. Ed è però anteriore alla morte dello stesso Settimio, Severo, che viene citato insieme al figlio maggiore Caracalli in un'altra incisione su un altro frammento. Il 211 è dunque il termine, il terminus Antequem. Ora, cosa sappiamo oggi di questa grande pianta? Era incisa su 150 lastre di marmo, preventivamente, dunque, prima di essere lavorate, prima di essere incise, applicate alla parete con perni di ferro. La pianta era alta circa 13 metri e larga 18. Quando la pianta era integra, su una superficie di circa 235 metri quadrati erano rappresentati, così si è calcolato, almeno 13.550 metri quadri dell'antica città. Vi erano raffigurati in scala eh, tutti gli edifici di Roma, eh, pubblici o meno, rappresentati prevalentemente a livello del suolo, così da permettere una rappresentazione eh, topografica dettagliata fino a comprendere e distinguere i singoli vani degli edifici. Nella seconda immagine vediamo in questa ricostruzione una parte della pianta. La pianta era orientata non come le nostre, ovvero con il nord in alto, bensì come, secondo l'uso romano, con il sud-est in alto. La funzione della pianta, qual era? Considerata la posizione era fissa, dunque era in verticale, la difficile leggibilità. E la generale assenza di dettagli è probabile che essa avesse più una eh, finalità eh, di propaganda, di celebrazione, piuttosto che una finalità eh, pratica. E' anche è stata avanzata l'ipotesi che in occasione della ricostruzione, voluta da Settimio Severo, del grande edificio che lo ospitava, il Templum Pacis, eh, che, è stato, che era stato compromesso da un incendio del 192, ci fosse un'altra, insomma questa pianta avesse sostituito un'altra. Sì perché non dobbiamo dimenticare l'importanza del luogo in cui questa pianta si trovava, ovvero il già menzionato Grande Tempio della Pace, iniziato dall'imperatore Vespasiano nel 71, dopo la repressione della rivolta giudaica del 70, data che segna, vale ricordarlo, la distruzione del Grande Tempio di Gerusalemme completata nel 75 eh, appunto ma diamo uno sguardo al templum pacis a questo grande edificio terza foto per favore era una grande piazza quasi quadrata di 110 metri per 105 con portici sui tre lati ora per rendersi conto della sua dimensione perché in verità eh, ben poco è rimasto naturalmente dall'alzata di questo straordinario monumento, vale collocarlo nel contesto dei fori imperiali, foto 4. Ecco, vediamo qui una ricostruzione dei fori imperiali, tanto per orientarci questa è la colonna Traiana qua in alto, lo vediamo con la biblioteca, ecco il foro di Traiano, il Foro di Augusto, il Foro di Cesare, il Foro di Nerva, ed ecco qua la grande struttura del foro della pace, poi chiamato anche del templum della Pace, poi chiamato Foro della Pace. Ecco, trasportiamo questo disegno in pianta, foto 5. Per renderci conto dove possiamo immaginarcelo oggi, nel contesto della città moderna, vediamo che, dunque, qui è, 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 allora, un po', questo è la Corrado Ricci, questo è Via dei Fori Imperiali, qui si va verso il Colosseo, questo è Largo Corrado Ricci, questo è Via Cavour. E qui, dove oggi poco possiamo immaginarci, c'era il Foro della Pace. Vi faccio notare questo piccolo. Eh, riquadro eh, che ritrae eh, l'odierna facciata della Basilica dei Santi Cosme e Damiano. Siamo dunque nell'area del Foro Romano che ingloba in verità la parete di un'aula del Tempio della Pace. Ecco la chiesa, foto 6. La vediamo oggi. La parete su cui la pianta era fissa corrisponde proprio all'odierna facciata della basilica. Prossima immagine, per favore, eccola qua. Le tracce della forma Urbis, così viene denominata con un nome che però è moderno, eh, la, eh, la pianta, questa, questa straordinaria pianta, eh, le tracce della forma Urbis si perdono durante il Medioevo e la riscoperta di alcuni suoi frammenti avviene forse del tutto, in maniera del tutto casuale, nel 1562, dunque siamo in pieno inizio. Da quel momento la storia della forma Urwis è una storia fatta di infiniti frammenti. Foto 8 per favore, qui vediamo il nostro Piranesi, anche la foto 9, foto 10, foto 11 e anche la foto 12. Ecco, a partire dal primo e più notevole rinvenimento, quello del 1562, appunto, e qui cito dati forniti dalla studiosa Francesca de Capraris: sono venuti alla luce circa 700 frammenti della forma urbis, corrispondenti a poco più di un decimo del totale della superficie incisa, il che equivale ad almeno 23.665 metri quadri della Roma antica. E prosegue la De Capraris. Circa 200 frammenti sono stati identificati e idealmente collocati nella topografia di Roma. Altri sono in gran parte ancora da identificare, da piccole schegge come l'abbiamo visto prima, a settori di lastra con interi quartieri, case, portici, templi e botteghe. Un panorama unico dunque nel paesaggio urbano della Roma antica e uno dei più rari documenti che l'antichità abbia restituito. Ora voi vi chiederete perché in questa prima anteprima del passato del 2024 vi parlo della forma Urbis, la risposta si trova in uno straordinario giardino, direi potrei dire un nuovo luogo d'ozio della nostra città che sicuramente ancora non avete visto così. Filmato uno per favore. Credo che siate riconosciuto il luogo. Una breve comparsa del sindaco lì a Parigi. Foto 14, per favore. Si tratta del Parco Archeologico del Celio, inauguratosi pochissimi giorni fa, precisamente lo scorso giovedì. Il Parco Archeologico del Celio occupa il settore settentrionale dell'omonimo colle, un'area verde orientata verso il Colosseo e all'interno della quale sussistono importantissime evidenze archeologiche, come per esempio le fondazioni perimetrali del Tempio del Divo Claudio. Grazie al recupero degli edifici presenti nell'area, tra cui appunto la, eh, la casina del Salvi, la vediamo nella foto, eccola qua a destra, L'ex palestra della GIL e alla sistemazione del contiguo giardino archeologico sono stati organizzati ed esposti per nuclei tematici una grande quantità di materiale epigrafico e architettonico, anche di grandissime dimensioni, come abbiamo visto. Eh, appartenenti in origine alla collezione dell'ex antiquarium comunale, e provenienti eh, dagli scavi di Roma di fine Ottocento. Eh, I visitatori oggi hanno la possibilità di eh, fruire di, questa, di questo straordinario materiale in un, in un contesto eh, di un giardino, oltretutto aperto eh, tutti i giorni eh, eh, al pubblico. Ma c'è di più. All'interno del parco, di questo nuovo parco, nell'edificio dell'ex palestra della GIL, GIL eh, si è consentito di dirlo, è un'abbreviazione eh, un per gioventù italiana del dittorio, Foto 15. Allestito in, questo, in questo edificio è allestito il nuovo Museo della Forma Urbis che custodisce e espone i frammenti rimasti della celebre pianta. Foto 16. Sul pavimento della sala principale del museo sono collocati i frammenti della forma sovrapposti come base planimetrica alla pianta grande di Giovanni Battista Nolli che è del 1748. È possibile così, da parte dei visitatori, fruire della pianta marmoria, potendo leggere questo straordinario documento che, per ingombro e condizioni frammentarie, si presta poco a una comprensione immediata. Ecco alcune immagini particolari di questo pavimento, eh, di questo pavimento musivo, quasi, musivo e museo. Foto 17. La foto 18, e qui vediamo in ordine, in ordine orario, per esempio un frammento del Campo Marzio, poi del Teatro di Pompeo. Aspetta, scusate. Ecco qua, il di Pompeo. ancora il Campo Marzio e poi l'isola Tiberina, ecco qua. Poi nella foto successiva, foto 19, abbiamo naturalmente il Colosseo e nella foto successiva ancora i nostri eh, templi del, di Largo Argentina. Insomma, eh, cari amici, un meraviglioso, fantastico nuovo museo per la nostra città, foto 21, per di più collocato all'interno di un nuovo parco, aperto liberamente, come dicevo a tutti. Purtroppo non posso in questa sede menzionare tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del parco e del museo, ma da parte mia da cittadino di Roma desidero esprimere loro la mia ammirazione e gratitudine. E per voi ecco un saluto che ho registrato forse un po' artigianalmente del principale promotore e responsabile di questo evento, il sovrintendente capitolino ai beni culturali Claudio Parisi Presicci. Il filmato per favore. Buonasera, sono contento di invitarvi a visitare un luogo aperto oggi per la prima volta dopo tanti anni alla fruizione del pubblico. Abbiamo alle spalle il Colosseo, ci troviamo esattamente nella stessa area sul Celio, un luogo che è servito per esporre la forma Ulvis, cioè quei frammenti rimasti invisibili della pianta severiana per tantissimi anni. Ed è un luogo che ha la possibilità di consentire una lettura della vita della Roma antica all'interno del giardino accessibile liberamente, al quale eh, invito eh, diciamo, tutti quanti eh, appena possibile, anche tornandoci più volte per accogliere il messaggio di eh, ricevere indietro da questa città un pezzo della propria memoria, della propria storia, anche quotidianamente nella vita di tutti i giorni. Dunque, io mi associo all'invito del professor Presiccio e concludo mostrandovi Foto 23, come di consueto, le copertine delle nostre ultime pubblicazioni attualmente in edicola. Grazie. Siamo noi, Andreas, che ti ringraziamo per... Vero, hai visto quanto dicevo in apertura, perché ci tieni sempre aggiornati sulle ultime scoperte e sulle eh, novità culturali della vita della nostra città. Dunque davvero grazie, Mh, meritava anche questo eh, di essere presentato, lo hai fatto molto bene. E inviterei ora per ultimo a prendere la parola Paolo Di Paolo, ci parlerà di Il fondale è un paesaggio. Paolo, grazie. E vi mandiamo a pranzo tra pochissimo, comunque. Eh, questo per rassicurarvi. In realtà, questo ultimo segmento, anche per il corso di, di questo ciclo nuovo, è dedicato a figure. Avrete più avanti Ritan Armeni, Daciamaraini, diciamo a scrittori o scrittrici contemporanee che provano a illuminare da una prospettiva del tutto contemporanea magari alcuni dei discorsi o dei, dei ragionamenti fatti fin qua. È interessante provare a mettersi nei panni pensavo anche del tipico studente o studentessa liceale no? e magari chino sulla versione di latino, tutto pensa forché alle ferie eh, dei personaggi diciamo così che hanno poi determinato la versione che deve tradurre anzi forse magari si augura o si sì, sarebbe diciamo, augurata che ci fossero stati più giorni di ferie per Cicerone. In realtà, nello specifico, Cicerone racconta una fonte che adesso vi denuncio, in realtà era abbastanza eh, disinvolto nelle ferie, eh, perché per esempio capitava che andasse in ferie dal 21 aprile ai primi di maggio nella villa di Formia. Poi faceva un passaggio al Festival dei Gladiatori, poi passava la sua villa di Tuscolo eh, sui Colli Albani, tornava a Roma ma solo dopo un passaggio ad Arpino. Era eh, abbastanza frequente che vivesse il mare in primavera, come accadeva appunto ai suoi contemporanei, e preferisse la collina in estate. E magari anche non pensa quella studentessa o quello studente che perfino Orazio si sente tristissimo in realtà quando viene l'ora di ripartire per Roma, ed è stato appunto eh, fuori, in villeggiatura, come abbiamo sentito stamattina, visto magari eh, una dimensione così eh, libera, così disinvolta di rapporto, anche un po' selvaggio col mondo, no? gente ubriaca che erra sulla spiaggia, musica addirittura assordante a proposito di fonos eh, fonosfera e poi lussuria svolta, sciolta da ogni legge. Pesco questi aneddoti da un testo di uno studioso che si chiamava, devo dirlo all'imperfetto, Carlo Carena ed è anche un modo per eh, ricordarlo perché è scomparso il 22 novembre scorso alla veneranda, davvero, età di 98 anni e in un testo che ho ritrovato nell'archivio della stampa, ormai datato appunto a 35 circa anni fa, raccontava le ferie nel mondo antico e attingeva appunto a una serie di dettagli che sono anche quelli poi ricomposti in alcuni degli interventi di questa mattina, i romani che si scatenano sulla spiaggia, questo sentimento appunto dell'ozium che forse... Poi i moderni e i contemporanei hanno anche frainteso, non è stato facile forse nella memoria del mondo poi ricomporre del mondo successivo all'età classica, ricomporre ozium e negozium, che sono due elementi in dialettica ma in realtà poi in integrazione sostanziale. Perfino Leopardi, che si occupa nello zibaldone dell'ozio dei romani, in realtà lo legge in una chiave piuttosto negativa. C'è un passaggio dello zibaldone in cui effettivamente affrontando il modo in cui Velleio storico romano tra traccia i caratteri delle persone illustri, si accorge che insomma in fondo l'ozio potrebbe essere una deviazione perché porta a essere molli ed effeminati e questa mancanza di nervo appunto non produce davvero qualcosa. In realtà è curioso che sia proprio Leopardi a scrivere questo quando invece elogia, come ricorderete anche dalle memorie scolastiche, non so, per esempio la noia, guardare stupidamente in viso questa ridicola... Esistenza distesi su un soffà senza battere una palpebra, scrive in una delle sue lettere, e forse però per lui questa è più noia che ozio, una noia per l'appunto creativa. In realtà, quello che mi stava a cuore in questi pochi minuti era portarvi invece quasi sballottarvi nella piena contemporaneità. E a proposito di quello che magari è stato anche censurato un momento fa, in un modo ovviamente ironico, è da Massimo Osanna, portarvi anche dentro questo sfrenamento, lo sfrenamento dell'ozium, come anche una liberazione da certi vincoli, chiamiamoli pure diurni. Ecco, uno scrittore contemporaneo, uno scrittore che è scomparso due, tre anni fa. È morto nel 2020, Alberto Arbasino, ha fatto un'operazione molto interessante. E tra i tanti scrittori anche del tardo Novecento che si sono confrontati con l'epoca classica o in particolare con le vite dei romani, Arbasino fa un'operazione stranissima. Eh, probabilmente molti di voi hanno conosciuto e hanno frequentato forse i libri di Alberto Arbasino, ma richiamo soltanto il fatto che questo Vogherese illustre, l'espressione che ogni tanto circola ancora. Tra i eh, giornalisti, soprattutto quelli un po' più colti, eh, la casalinga di Voghera diciamo, è un suo conio. Un conio ovviamente che poi è entrato nel linguaggio comune, come altri suoi tic verbali, linguistici, perché ha scritto moltissimo per i giornali, sia per il Corriere della Sera che per la Repubblica, ed era straordinariamente capace di far agitare la prosa. Eh, letteralmente la agitava facendo delle escursioni stilistiche, o come dicono i linguisti, diafasiche e diastratiche, cioè di livelli di lingua dentro lo stesso pezzo, raccontando qualche volta una mostra, qualche volta un museo, qualche volta un libro, e anzi il più delle volte mettendo insieme tutto. C'era una componente in lui straordinariamente votata alla bulimia culturale. No? Sembrava che non avesse mai posa. Basino era presente all'inaugurazione di una mostra, un altro Vernissage e poi a una prima cinematografica. C'era una frenesia che emanava effettivamente anche una certa forte e brillante intelligenza, prensile, eh, vitalistica quasi. E allora la sua letteratura è fatta insieme di memoir, di moralismo brillante, giocosamente snob, anche un po' free. Ma con, con, con l'atteggiamento di chi sa perfettamente, questa è una stranissima e un po' sibillina espressione di Proust, che la frivolezza è uno stato violento. Non ho mai capito che vuol dire che la frivolezza è uno stato violento, ma Arbasino la faceva sua. E soprattutto un altro dettaglio, la capacità di riprodurre nelle pagine sia giornalistiche che narrative la conversazione il movimento della conversazione, il movimento desultorio, ondulato, imprevedibile di una conversazione tra esseri umani. Pensate a quel grande romanzo riscritto più volte che si chiama Fratelli d'Italia, che è come se fosse una interminabile conversazione. Ma arriviamo al punto e ai pochi minuti che vi prenderò ancora. C'è un momento in cui lui... Appena uh, uh, sente come dire frizzare nell'aria la contestazione giovanile, viene da un'esperienza che è quella del gruppo 63. Adesso sarebbe troppo lungo ri ri diciamo, rivederla anche nei termini per cui è stato un cantiere da cui sono usciti vincitori, soprattutto quelli che non hanno prodotto testi solo programmatici o ideologici, ma per l'appunto hanno poi interpretato le istanze dell'avanguardia in un modo effettivamente narrativo. Ecco, nel 69. Arbasino pubblica un libro assolutamente inatteso che si chiama Super Elio Gabalo e ha a che fare con un imperatore realmente esistito che aveva già evidentemente suscitato l'attenzione per esempio di Antonin Artaud, quindi di un maestro del nuovo teatro eh, novecentesco, di un teatro appunto della crudeltà come viene definito, ma soprattutto mette a fuoco in modo quasi metallico eh, e struggente allo stesso tempo, anche se venato di follia, la vita di un imperatore che in realtà governa per pochissimi anni e che, come succede tra leggenda e verità, eh, ci consegna un'immagine di sfrenamento, di lussuria, di ozium che diventa un ozium con la O maiuscola che praticamente governa le giornate appunto eh, di chi è al potere. Ecco, c'è un passaggio di Super Elio Gabbalo in cui, quel titolo che ho suggerito per questa conversazione, si vede che il fondale diventa un paesaggio. Perché questo fondale, che per esempio vedete, adesso questo non è congruo temporalmente, no? però rimanda a qualcosa di vegetale appunto, no? di accogliente, come se fosse appunto un giardino e il giardino dell'ozio poi tra l'altro permane sia nella tradizione iconografica su lunghissimo periodo, il giardino Soave, qualcosa che insomma in qualche misura sia che sia articolato. Artificiale, sia che sia naturale ci spinge ad oziare eh, Arbasino lo legge come uno stupendo paesaggio classico di Poussin e questa è una delle cose che fa spessissimo in Super Elio Gabalo. muove il cursore della temporalità in modo frenetico sta raccontando, almeno ci sembra all'inizio Elio Gabalo, e in realtà poi ci racconta la piena contemporaneità che è quella appunto del frizzare nell'aria della contestazione giovanile di un'Italia... Probabilmente in tumulto anche da un punto di vista emotivo, dicevo 68-69, ma parte appunto da un giardino e questi alberi sfrangiati e frondosi: Leggo Arbasino, questa felce massima, su cui è stato montato velocemente un padiglioncino di spugna a nido d'ape per l'ombra dell'imperatore, questi cipressi che chiama spensierati che squittiscono con le loro tuie, sono il fondale animato, il paesaggio per l'appunto parlante dell'ozio dell'imperatore. Come ce lo racconta? Ce lo racconta in viaggio nel fine settimana. In fondo ci sta dicendo anche un'altra cosa sibillinamente e anche un po' ironicamente, che l'Italia ha scoperto il weekend nella, negli anni 60. È l'Italia che ha inaugurato da poco l'autostrada del sole, bisogna tornare indietro? di quasi 60 anni per capire che è quell'Italia proattiva, energica, colorata del sorpasso e, e poi l'Italia della contestazione eh, giovanile appunto alla fine degli anni 60. L'Italia che ha scoperto il weekend... Arbasino la usa per farci vedere Eliogabalo che a un certo punto carrozzato se ne va verso il mare in un fine settimana. E questo fine settimana è intoccabile, questa è la verità. Che da quel momento in poi, sembra dirci Arbasino, sul fine settimana non si fanno proprio sconti a nessuno. E nonostante ci siano torve delle ali di uccellacci sul Corteo Imperiali, tutti sono pronti a partire per andare verso il mare. I pretoriani, le signore e. Leggo Darbasino nella riscrittura del 2001, attenzione alle date: anche i più marginali underdogs eh, in corteo, in fuga verso appunto eh, lo, il paesaggio dell'ozio. Sorpassa, scrive. Camminando, il corteo, muovendosi, il corteo sorpassa le catacombe, eh, pastori con le pecorelle, un allevamento di ninfe, un accampamento di satiri per raggiungere una dorata e serena campagna squisitamente classica. Le lettighe sono estive, di vimini, così comode e fresche, e l'imperatore, per quanto capriccioso e sanguinario, non sta scappando. Si tratta del solito weekend, solito intoccabile weekend, con le sue quattro mamme e i suoi ospiti, appunto il piccolo seguito. Le lettighe passano davanti a tante cose, roulotte in fiamme, e questo vedete, questo è tipico della neoavanguardia, no? In realtà delle avanguardie in assoluto. Creare attriti tra oggetti che sono naturalmente incongrui temporalmente, distributori di benzina, così scrive, spolpati dagli avvoltoi, e questa è un'espressione bellissima, è Citroën tutto questo è il paesaggio uh, che si trova davanti Elio Gabalo fino ad arrivare ecco, dove appunto è la meta diciamo così del, del, del suo weekend ed Elio Gabalo viene raccontato aggiungo due elementi in cerca effettiva di una alternativa a quella gioventù Guarda al gol aziendale, leggo sempre da Ar Arbasino, eh. invece la gioventù che Yogabalo preferisce è una gioventù eh, spensierata, una gioventù appunto vitalistica che si riveste di piumaggi soffici e vistosi, che assorbe, attenzione qua, anni 60 e poi varie riscritture perché ce n'è una del 78 e una del 2001, quindi fare la variantistica in Arbasino è complicatissimo, ma non è questa la sede ovviamente, però questa giovinezza, e vi ricorderà qualcosa, assorbe sostanze evasive e sognanti, esplora le possibilità di una... Sessualità di gruppo e di pelle, tenta di recuperare, questa è un'espressione bellissima per definire l'ozium: un tempo più largo, un ritmo più profondo, un passo più umano. Ma volevo fermarmi ancora solo due minuti su un passaggio di questa, di questa grande, piccola storia così mossa, di un imperatore capriccioso che va in vacanza no? e che porta con sé. Appunto, i pezzi di un mondo classico che si proietta immediatamente però nella contemporaneità e questo fa effetto. E in un inciso rapidissimo vi dico che queste tre riscritture tipiche proprio del movimento di Arbasino, del rapporto con la sua stessa opera, ha riscritto Fratelli d'Italia, ma ha riscritto un po' tutto a distanza di anni. Interveniva, alimentava diciamo la sostanza narrativa dei suoi libri a seconda dell'epoca in corso, la faceva potremmo dire così, reagire con l'aria del tempo. Quindi in questo senso quello che gli sta a cuore è far vedere che cosa significa un potere buttato all'ozio, a un ozio che forse è anche pericoloso. E c'è un passaggio in cui, scrive Arbasino, la vita di Elio Gabbalo diventa nient'altro che una ricerca di volontà. Qui davvero quello che censurava... Osanna, invece, Arbasino lo fa esplodere, no? Faceva spargere di rose i triclini e i letti, nonché i portici, prima di passeggiare con le migliori varietà di gigli, viole, giacinti, narcisi. Non nuotò mai in piscine non profumate con unguenti, non sedette mai su cuscini non imbottiti di pelo di lepre. Non di rado disprezzava il senato a tal punto da chiamarlo una banda di servi togati. I letti e i triclini li aveva commissionati d'argento massiccio. Al palatino faceva servire ai dipendenti plebei enormi piatti colmi di frattaglie e di triglia. Tra i suoi cari teneva leoni e leopardi addomesticati da tomatori bravissimi, profumava le sue vasche anche con estratti di rose e di assenzio, le riempiva di vino, invitava il popolo a bere, beveva tanto anche lui insieme al popolo che quando si vedeva qualcuno molto bevuto si commentava ha bevuto in piscina. Ecco, questo Naturalmente porta al parossismo, no? quell'idea dell'imperatore completamente slegato dal senso della realtà, chiuso diremmo oggi in una bolla di piacere e di voluttà che non ha più confidenza col mondo cosiddetto reale. Ma è il tempo della decadenza, dice Arbasino, e anche qua non si capisce di che cosa stia parlando, perché sono andato a vedere le recensioni nei tre momenti in cui esce Super Elio Gabalo. No? Allora nel 69 tu trovi una recensione forse un po' attonita. Di, mi pare Giuliano Gramigna che dice beh, insomma, il giovane Arbasino fa i fuochi pirotecnici con l'artiglieria della neoavanguardia. Poi nel 1978 trovi, eh, siamo in un annus orribili soggettivamente, nell'estate di quell'anno c'è l'autunno caldo in vista, questo è uno dei titoli che trovo sui giornali, Enzo Siciliano appunto commenta questa prima riscrittura. Nel 2001 Arbasino ha aggiunto ulteriori elementi che ridisorientano il recensore di turno. Soprattutto perché aggiunge un passaggio, che è quello conclusivo. No? Quali sono le vere cause di questa decadenza? E qua il deittico, cioè l'aggettivo che si riferisce alla decadenza, che la indica, eh beh, ci fa effettivamente un po' trasalire. Quindi sta parlando della decadenza dei tempi di Eliogabalo o di un'altra decadenza. E in breve, quali sono le vere cause? E qua in quei vorticosi elenchi di cui era maestro dice l'accumulo, lo sperpero, il conformismo, il consumismo, il non conformismo, la lotta di classe, le troppe vacanze, il nuovo corso della Chiesa, il gap tecnologico, siamo nel 2001, i conflitti ideologici, la pollution atmosferica, le calamità naturali rovinosamente periodiche, l'elefantiasi burocratica, va avanti per 4-5 pagine eh, di possibili cause della decadenza, l'assenza di una riflessione sul ruolo, la mancanza di un dibattito sui limiti, la carenza di un discorso sulla misura in cui l'inutile rivangare, lamentate arretratezze, la difficile attuazione, la provata inefficacia, si diverte moltissimo anche con la lingua del burocratese, del politichese, del giornalistese, direbbero i linguisti, e finisce dicendo forse causa della decadenza è il lassismo del giorno più lungo, forse la chiusura dell'ultima spiaggia, forse la malattia infantile della vecchia talpa, la lunga marcia attraverso, attraverso il feticcio, qua, anche qua un po' oracolare, l'eccesso condominiale e coalizionistico di horror conclusus nell'ortos vacui della Sora Cecia. Questo è il finale, diciamo, di Super Elio Gabbalo almeno nei termini della decadenza siciliano, e con questo vi lascio, Enzo Siciliano che è anche bello ricordare in questa sede, in quella recensione del 78, dava questa lettura del super Elio Gabaro, l'imperatore dalle quattro mamme, lui è ancora allattato al seno, benché abbia superato da, di gran lunga l'età dello svezzamento, dà forma al potere politico imperituro però, che è infantile, e si mostra vorace, mediocre presuntuoso e ignorante. Mi viene da aggiungere, stando al tema della mattinata e senza voler attualizzare a forza, è quel potere che rischia di fare danni, soprattutto quando non ozia. Grazie, grazie di cuore caro Paolo per questa splendida lettura. Abbiamo iniziato con le parole di Francesco siciliano, abbiamo finito quelle di Enzo, suo papà. Eh, grazie davvero perché questa lettura eh, di questo super Arbasino, questo, eh, scusami, questo super Eliogabalo, eh, <ride> questo stile surrealista, davvero splendido. Grazie, questa in ellenistica mi mancava, me lo vado a rileggere perché è sensazionale. Avremo la fortuna di riavere Paolo qui con noi, se vedete il programma è indicato... Per un nostro refuso tipografico, eh, il suo titolo è lo stesso della Maraini, e invece Paolo terrà una lezione diversa. Il tempo pieno e vuoto del teatro. Eh, L'ora è tarda, come ci diceva Paolo, vi liberiamo subito, anche perché sta giocando la Lazio, magari vedo il secondo tempo. E vi do l'appuntamento per la prossima domenica. Ci vediamo il 21 gennaio con Francesca Ror, Fabio Pagano, Fabio Pierangeli, e chiaramente Andrea Steiner, e il Divus Claudius. Claudio Strinati. Grazie e buona domenica.